Si gioca davanti a una buona cornice di pubblico, presenti in gran numero le tifoserie di entrambe le squadre, mentre inizia la partita con il Funtana Liras in maglia bianca che attacca da destra verso sinistra, che gioca il primo pallone. Liras che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto in classifica. Intanto seguiamo questo attacco della squadra di Le Monti con la conclusione di De Petrillo, che incontra una deviazione, palla in angolo di Cristian Marroni, andato a segno due volte. Attenzione qui al colpo di testa stavolta di Davide Contu, doppia occasione dunque per il Funtana Liras, dice difficile, troppo spesso criticato. Intanto qua il tiro cross di Stefano Campus con palla sull'esterno della rete. Maccioni, poi il lancio lungo a cercare Sanna, scavalcato dal pallone, prova a arrivarci Bacio, il pallone diventa buono per Sanna, con sinistro si vede anche la Budonese con il tiro di controbalzo di Mauro Sanna. La mette al centro Doddo, De Petrillo prova a tenere vivo questo pallone in corso da Maccioni, va via De Petrillo che entra in area di rigore, De Petrillo al centro, troppo sul portiere, recupera Dalu, ma bella giocata quella di Fabio De Petrillo. La battuta di Scampundu, si oppone Dalu, grande occasione per il Funtana Liras. Entro per Sanna, spazio Sanna, attenzione, esplode il destro Sanna dalla distanza, palla alta sopra la traversa, fischio del signor Serra, va Miscera dalla distanza, il tiro di Miscera in due tempi, blocca Brianda. Marroni, lo stop di Marroni, l'invito per Baciu, Baciu porta palla, scarica su Marroni e la palla è sul fondo, grande occasione per la Budonese. Attenzione a Baciu, qui il pallone diventa buono per Marroni che calcia da fermo, tiro centrale, blocca Brianda. Di testa l'ultimo di Sanna, poi Daniele Sanna in anticipo su De Rio, Stara ancora per Daniele Sanna, la sterzata, il tiro con il destro, palla sul fondo, c'è stata però una deviazione. Sono quattro i uomini in barriera sistemati da Dalu. Batte Campus, Dalu alza sopra la traversa. Ventroni, De Cortesi porta via il pallone, attenzione a Contu che può entrare in area di rigore, Contu la mette al centro con sinistro, la chiusura di Paolo Ventroni e poi il contatto dentro l'area di rigore, ci prova Campus a botta sicura, tiro centrale, blocca Dalu. A toccare per Chessa, pallone al centro che diventa buono per Campus che pensa al tiro, serve Daniele Sanna, c'è una deviazione e la palla sul fondo, palla che sibila accanto all'incrocio dei pali. Miscera, serve il piazzamento dei compagni, poi tenta il tiro Miscera in due tempi, anzi la respinta di Brianda, è ancora buono l'attacco per la Budonese, interviene Contu a chiudere su Gianmichele Ventroni. Sebastian Gala con il numero 14, il Contu, serve De Gortes, il controllo, palla in verticale per De Petrillo e ci sei, calcio di rigore. Adesso il fischio, va Contu e la parata di Dalu, ma attenzione perché corregge in rete De Petrillo per l'1-0 del Funtana Liras. La palla stava comunque per entrare in porta, ci ha pensato De Petrillo a togliere ogni dubbio. Marroni sul pallone, mette al centro Marroni, pallone che rimane lì, attenzione Miscera, non riesce a ribadire la rete, attacca a pieno organico nell'area di rigore avversaria, la battuta di Dalu verso il centro, Miscera, l'ultimo tocco di un giocatore del Funtana Liras per invertire le sorti di questa finale, palla dentro, ancora Velati, quindi Pietro Baciu, palla dentro, Venale non ci arriva ma era in posizione regolare il numero 15. Fischio del signor Serra, Miscera mette il pallone verso il centro, Brianda se la lascia sfuggire e poi salva
Belatti. Ancora per Miscera, tocco corto, lo scambio con Frujanu, Miscera la sterzata, col sinistro per Frujanu, ci prova, palla respinta e poi Sanna mette via il pallone e arriva il triplice fischio del signor Serra, fa festa il Fontana Liras che batte la Budonese per 1-0 grazie al gol di De Petrillo al quarto minuto del primo tempo supplementare. De Petrillo che ha tradotto in rete la respinta di Dalu sugli sviluppi del calcio di rigore.